Oggi andiamo a vedere come costruire un sistema di dissipazione anticaduta per vie ferrate ed alpinismo. Questo sistema lo preferisco a dei sistemi commerciali, quelli previsti per la sicurezza sul lavoro, perché le ferrate che andremo a fare nel nostro contesto sono ferrate ad uso sportivo, quindi utilizzeremo materiale certificato per uso sportivo. Se volete utilizzare il sistema di dissipazione previsto per la sicurezza sul lavoro, i classici kit commerciali, vi consiglio sempre di portarvi dietro questo sistema di backup, perché i sistemi previsti per la sicurezza sul lavoro sono one shot. Cioè, una volta utilizzati ed entrati in funzione, li dovete buttare. Quindi, per terminare la vostra via ferrata, per terminare la discesa in sicurezza o la vostra giornata in sicurezza, è sempre necessario avere con sé un secondo sistema di backup, che può essere un altro sistema di sicurezza sul lavoro o il nostro semplice, leggerissimo sistema di backup o sistema principale ricaricabile e ricostituibile, nel caso cadete e non vi fate male, di dissipazione. Ci serve una piastrina forata, due spezzoni di corda da 3 metri e vari moschettoni. In base alla dimensione della corda e il numero di fori che andiamo a scegliere, andremo a decidere, in base alle tabelle, quanta energia dissipare. Prendete il vostro spezzone di corda e lasciate almeno un metro prima della fine. Da qui iniziamo a costruire il nostro sistema. Io per questa soluzione ho scelto di utilizzare 5 fori. In questa posizione siamo al nostro quinto foro. Con la corda in eccesso iniziamo a costruire il nostro sistema di frenaggio. A questo punto, al termine del nostro braccio da lavoro, andremo a costruire un sistema per collegare i moschettoni. Ad esempio, possiamo scegliere il classico nodo ad 8. Con l'asola di collegamento per il moschettone, di dimensione estremamente ridotta. Il lato che andrà rivolto di corda verso il nostro imbrago, dove andremo a effettuare il nostro collegamento al nostro imbrago, sarà il nostro spezzone di frenata. Questo metro e passa di corda verrà consumato durante la nostra frenata di dissipazione. Non dovrà essere libero, ma dovrà essere previsto un punto di arresto, un punto oltre il quale in ogni caso la corda non dovrà mai scorrere. Questo punto costruite un nodo semplice doppio, in modo tale da avere un punto arresto qualora tutta la lunghezza del cavo entri dentro i nodi e arriva al punto di bloccaggio. Questa corda non dovrà mai essere in alcun modo vincolata, ma la potete semplicemente compattare e mettere, ad esempio, in una tasca strappo o bloccata sotto l'imbrago, in modo tale che possa essere recuperata nel momento della frenata. Per costruire il nostro secondo ramo di aggancio alla parete, in modo tale da avere sempre due rami disponibili dove moschettonare sulla via ferrata, andremo a costruire in prossimità del nostro sistema di frenaggio un nodo semplice, lasciando circa 2-3 cm di spazio. Andiamo a costruire il nostro secondo ramo di aggancio alla parete, in modo tale da avere sempre un sistema doppio e non svincolarci mai dalla parete. Prendiamo il nostro secondo spezzone di corda, costruite il vostro secondo nodo, quello che preferite, per collegare il vostro moschettone. In modo tale che abbia sempre un anello molto piccolo e il moschettone rimanga sempre in prossimità del nodo stesso. Dimensionate
il vostro ramo in base alle vostre necessità, facendo passare la corda in eccesso all'interno del nodo semplice del vostro ramo già costruito. A questo punto, subito sotto il nodo, dobbiamo costruire un secondo nodo semplice, preferibilmente doppio. L'aspetto che dovrà avere il sistema costruito a questo punto è quello di un nodo di giunzione, nodo singolo, nodo di giunzione doppio a contrasto, in modo tale che la corda gialla, quando entrerà in funzione, andrà a forzare sul nodo semplice della corda rossa, attivando il sistema di frenata, consumando la dissipazione fino al nodo d'arresto. Le corde in eccesso sono sempre un pericolo, quindi andranno in qualche modo vincolate e delimitate. La soluzione più efficace nel nostro caso sarà quella di bloccare il sistema stesso costruendo a monte del nodo, ad esempio, un nodo doppio. In questo modo la corda gialla vincolerà sia sopra che sotto il nodo d'arresto per la corda gialla, nodo singolo. La corda in eccesso a questo punto doppiatela ulteriormente creando uno spessore intorno al nodo. In modo che rimanga più compatta possibile. E non ci siano spezzoni che potreste prendere in un momento di panico in maniera accidentale e costruirci sopra qualche cosa. Il sistema dovrà essere molto compatto e molto vicino all'imbrago dove andremo a fare il nostro vincolo, in modo tale da essere di meno impedimento possibile e con meno rami possibili di corda dove è possibile sbagliarsi. L'unico ramo a cui dovete fare attenzione è quello di dissipamento, che dovrà essere alloggiato in una tasca di pantalone o incastrato al di sotto dell'imbrago. A questo punto collegate i vostri moschettoni e buon divertimento!